Marco Valle, Link Foundation, c'è anche Monte Sant'Angelo, tra le 16 città italiane che concorreranno per diventare nel 2025 capitale italiana della cultura. Cosa state scrivendo nel dossier a favore di Monte Sant'Angelo? Prima di tutto tempi velocissimi quest'anno nella candidatura, quindi stiamo veramente scrivendo, abbiamo una consegna a metà settembre. Nel dossier c'è una parte che è un po' una visione che Monte Sant'Angelo porta sia rispetto alla propria comunità, ma sia una comunità più ampia, nazionale e internazionale. Il tema da cui siamo partiti è quello del cammino. Ci sembra un'immagine forte, un'immagine potente, un'immagine che c'entra con la cultura, che c'entra con i nostri tempi e con le esigenze attuali. Questa immagine deve diventare progettualità culturale. Il lavoro di oggi con 150 persone divise in 6 tavoli su diverse tematiche, con un tavolo istituzionale così ampio per cui è il Gargano che in qualche modo porta un'idea culturale, è un altro bellissimo segnale e contiamo di inserire degli elementi che emergeranno oggi proprio come progetto culturale. Quando sapremo qualcosa di più? Sapremo qualcosa di più in tempi molto brevi. Ci sarà una prima scrematura che ci porta verso il mese di dicembre, fine novembre, essere 10. Ci sarà, se saremo nelle 10, un'audizione pubblica che verrà fatta a Roma al Ministero, dove continueremo a lavorare, a portare comunicazione, a lavorare sul progetto culturale per arrivare a gennaio prossimo alla proclamazione. Quali sono le città che, tra virgolette, potrebbero infastidire un po' Monte Sant'Angelo? Questa è bella come domanda, perché qua parliamo di tipo campionato. È una competizione. Prima di tutto devo dire che vuole essere una competizione partecipata. Con alcune di queste città stiamo, e stasera lo vedremo nella diretta che continua, stiamo lavorando con loro. E sono dei candidati forti, penso ad Assisi, penso a Spoleto, con cui già Monte lavora con i siti longobardi. Allora, l'idea è: diventeremo no capitale della cultura, alcuni progetti vogliamo farli lo stesso, sia che lo diventiamo sia che non lo diventiamo. Ho citato due candidati potenzialmente forti, non può mancare Aosta, Reggio Calabria, che hanno una forza anche numerica, tecnica, istituzionale, da capoluoghi di regione diversa da Monte, però crediamo che un modello come quello di Monte sia il modello più diffuso in Italia e possa diventare un modello per tante città italiane.